La mia passione per i whisky nasce grazie a mio nonno, che lui era un collezionatore e un grande estimatore di whisky. Successivamente, dopo i miei studi universitari, ho cominciato a lavorare come bartender e il mio capo mi costrinse, diciamo, tra virgolette, a studiare ancora meglio il whisky poiché era uno dei distillati che conoscevo meno. Allora, c'è una novità freschissima che è il Toki, che è un whisky giapponese, ma lanciato sul mercato da oggi ed è un blended di malti dell'azienda Suntory ed è molto particolare, molto rilevante. E un altro dei miei preferiti è Craig Ellachie, particolare anche questo e soprattutto importante come bevuta poiché questa azienda non ha mai prodotto single malt ma ha sempre venduto whisky nei blended. Per me è il viaggio più bello e il ricordo più bello nel mondo whisky ce l'ho della Scozia, l'isola delle meraviglie per me. Ci sono nove distillerie che fanno dei whisky buonissimi, almeno a mio avviso. Sono i whisky difettosi, quindi quelli prettamente improntati su torba e sale. Però sarà proprio quel difetto che poi ti porterà ad amarli. E Ayla è un ricordo sicuramente turbato, sicuramente alcolico, ma uno dei più affascinanti. Una tua collega volesse intraprendere la strada del whisky, della conoscenza di questo distillato, cosa consiglieresti? Le consiglierei di iniziare con un bel bourbon, che è un po' più di semplice approccio e preparativo, ecco, quindi una bella esperienza in America e nella miscelazione whisky, poi nasce tutto lì. Quindi cocktail base bourbon whisky e bourbon, e poi ovviamente categoricamente passare in Scozia e assaggiarle tutte le cinque regioni di Malta dove vengono prodotti scotch whisky.